Parlando dello scontro diretto tra le immediate inseguitrici Ortone e Casalbordino, la capolista Delfino Flaccoporto cerca i tre punti casalinghi nella sfida odierna col Buttianico per provare l'allungo decisivo in vetta alla classifica e mettere un ulteriore mattoncino per costruire lo storico approdo in eccellenza. I ragazzi del patron Paluzzi, reduci dall'affermazione esterna col Piazzano, affrontano una rivale che ha da tempo raggiunto la salvezza e che non ha mire d'alta quota, avendo aritmeticamente abbandonato le ultime possibilità di rientrare in gioco. Si tratta di una sfida teoricamente abbordabile per i ragazzi di mister Bonati, che per evitare grossi rischi partono subito di gran carriera sfiorando il vantaggio sin dal primo affondo. In questo frangente la pericolosa incursione in area di Tine Mori porta quest'ultimo alla battuta a rete con la sfera che scheggia la parte superiore della trasversale. I portuali ci riprovano pochi minuti dopo con l'invitante assist dal fondo di Ligotsky, che non viene sfruttato a dovere dagli appostati Saltarin e Terzini. La prima incursione significativa del Buttianico arriva al 13° con il temibile stacco ravvicinato di Letta, ben imbeccato da Di Properzio, intercettato dall'appostato falso, protagonista di un difficile ma provvidenziale intervento che preserva l'inviolabilità della propria porta. Scampato il pericolo, la battistrada passa all'incasso con Saltarin, che al 20° gonfia la rete di Pompilio con un piatto ravvicinato che finalizza l'ottimo suggerimento dal fondo dell'intraprendente Tine Mori. I portuali cercano di chiudere i conti sulle ali dell'entusiasmo, ma il successivo acuto di Saltarin non è altrettanto deflagrante, vanificando la caparbia iniziativa di Ligotsky, che sradica il pallone tra i piedi di Orlandi e lo appoggia a centro area per il suo compagno di squadra. Il monologo dalle parti di Pompilio prosegue poco dopo con lo stacco in area di Rucci, che impatta sulla pennellata da fermo di Piccioni ma spedisce sopra i legni della porta rosso-blu. Il Buttianico non vuole sfigurare al cospetto dei quotati rivali e poco dopo cerca di rientrare in gioco con Di Michele, ma il pretenzioso piattone dal limite di quest'ultimo sorvola la porta di falso senza creare grossi patemi. Buona al contrario l'iniziativa di Letta, che cerca il colpo di prima intenzione sfruttando l'appoggio in area di Palumbo, ma falso è appostato sul primo palo e non corre rischi. Le battute declinanti del primo atto sono di chiara matrice pescarese. Al 36° Saltarin stacca più in alto dei difensori avversari, ma la sfera si spegne abbondantemente a lato. Al 42° è la volta di Tine Mori, che chiude lo scambio con Ligotsky e va alla conclusione da posizione estremamente defilata, ma riesce ugualmente a mettere in difficoltà il portiere ospite, costretto a smanacciare la sfera per allontanarla dalla zona a rischio. Prima del rientro negli spogliatoi, la capolista torna a pungere con Tine Mori, devastante sulla corsia di destra, che appoggia a centro area per Saltarin, il quale colpisce debolmente e non arreca danni ulteriori alla retroguardia buttianichese. Alla ripresa dei giochi il copione rimane immutato con il Delfino a caccia del bis della tranquillità. Si riparte con un nuovo stacco in area di Saltarin fuori bersaglio e si prosegue con Carpegna, che sul lungo rilancio di falso si incunea tra i difensori avversari e cerca di colpire, arrecando qualche insidia di troppo al pur bravo Pompilio, che al 16° è costretto suo malgrado alla resa. Tutto nasce da un cross di Ligotsky che arriva sui piedi di Carpegna, il cui tocco vellutato termina placidamente in fondo al sacco, nonostante il disperato tentativo di recupero dei difensori ospiti. Al 22° Tine Mori, particolarmente attivo, si porta pericolosamente in area avversaria e sfiora il tris per mancanza di precisione al momento della battuta a rete. Il Buttianico cerca di uscire a testa alta dalla sfida con la prima della classe e dopo il destro dal limite di Palumbo, agevolmente controllato da falso, arriva la rete della bandiera griffata dal neoentrato Barone, che in sospetta posizione di fuorigioco va a segno sfruttando un traversone dal vertice d'area. I padroni di casa replicano prontamente con il temibile siluro dal limite di Saltarin, che sorvola la porta di Pompilio. Il Buttianico tenta l'ultimo affondo con il siluro dalla distanza di Pica, che sorvola i legni della porta avversaria. Prima del triplice fischio, i ragazzi di Bonati rimpolpano il punteggio con Capitan Ligotsky a segno sui titoli di coda dopo un vero e proprio flipper da distanza ravvicinata che lo porta a segnare con un tocco a ridosso della linea di porta e a far esultare patron Paluzzi e il pubblico pescarese, che sulle tribune festeggia la capolista solitaria del girone B con 3 punti di vantaggio sul Casalbordino a 180 minuti di distanza dal prossimo torneo regionale di eccellenza. Mister Bonati della Delfino Flaccoporto Pescara, ci siamo lasciati circa un mese fa con una brutta sconfitta e ci ritroviamo con 2 vittorie consecutive. Cos'è cambiato? No, non è cambiato nulla, è cambiato che questo è un campionato combattuto dove tutte le partite sono in bilico, gli episodi la decidono, a volte va meno bene
Oggi è andata bene, ma oggi avremmo potuto non vincere, e col passo Cortone, secondo me, o per col Fossacese, abbiamo fatto partite migliori e non abbiamo vinto. Sì, però anche oggi mister è stata una buona partita, peccato forse per quel gol preso in un momento dove stavate andando benissimo, e come succede nel calcio, può capitare. È vero, abbiamo preso un gol quando la partita sembrava finita, ma le partite non finiscono mai, questo ci ha creato apprensione perché abbiamo una squadra di ventenni e quindi è la peggiore cosa che ci poteva accadere. Per fortuna siamo stati bravi, ma anche fortunati a non subire il pareggio, perché sennò sarebbe stata veramente dura. Poi il gol finale, diciamo che è ininfluente, perché l'arbitro ha fischiato la fine col 3-1, quindi non è che ci ha permesso di stare più tranquilli. Dobbiamo evitare questa cosa, però sinceramente credo che possa capitare, perché è una squadra che merita il posto che ha, ma che ha fatto tanto per stare lì sopra. E non, niente gli è dovuto, niente ci è dovuto, ci dobbiamo conquistare tutto, bisogna avere rispetto agli avversari, ma bisogna avere rispetto anche per noi stessi, nel senso che noi ogni partita dobbiamo dare il 120% per vincere partita. Noi non siamo il Chieti e lo Sportore dell'anno scorso, quindi questo me lo tengo a ribadire, e mancano due partite e sarà durissima arrivare fino alla fine, perché dobbiamo fare credo 4 punti almeno, e sinceramente non sarà semplice perché abbiamo due partite difficili. Forse mister, quest'anno si sente di più la pressione in confronto all'anno scorso? No, secondo me no, anche perché io passo il tempo a dire che non dobbiamo vincere niente, e non deve accadere questa cosa, perché non esiste. Noi quest'anno abbiamo avuto 1000 problemi, abbiamo fatto fare una statistica da un collaboratore, abbiamo impiegato 43 giocatori nei 18. Penso che non c'è nessuna squadra in Italia, nel mondo, che ha fatto giocare 43 giocatori in 31 partite, 32 quello che abbiamo fatto. Cioè, io so i limiti di questa squadra, io so l'impegno che ci mettono, io so quanti allenamenti fanno, e so quello che possono dare e quello che non possono dare. Quindi continueremo con una grande umiltà e non festeggeremo fino all'ultimo. Premesso, ripeto, che non c'è niente da festeggiare, perché abbiamo due partite difficilissime, come ce l'ha il Casalbordino, che credo abbia vinto, come ce l'hanno gli altri. Quindi questo è un passaggio di un campionato bellissimo, perché noi sono anni che facciamo campionati di vertice, e vogliamo continuare a giocarci fino in fondo senza pressioni e senza problemi. E non voglio assolutamente che si parli di dover vincere o dover fare, perché noi non dobbiamo fare niente, perché dopo, quando vinceremo anche il premio della squadra più giovane, parleremo in altri termini alla fine del campionato. Lorenzo Di Felice, centrocampista della Delfino Flacco Porto Pescara. Una buona gara, vinta 3-1, però come succede nel calcio, qualche piccola insidia ci può essere sempre. Sì, anche perché oggi affrontavamo una buona squadra che sicuramente ha una posizione di classifica che merita, e sono riusciti a metterci in difficoltà anche nella parte finale della gara, dove l'hanno riaperta con il gol del 2-1. Poi siamo stati anche bravi a chiuderla definitivamente sul fischio finale con il 3-1. Però sicuramente abbiamo affrontato un valido avversario che è riuscito a insidiarci, come ha detto lei. Anche perché ho visto che le squadre che vengono qua non è che si scansano, come dicono nelle altre categorie più alte. Ci mancherebbe altro, nessuno deve regalarci nulla. Le squadre che affrontiamo si giocano il tutto per tutto fino alla fine, come è giusto che sia. Noi dobbiamo sempre dare il massimo e dobbiamo sempre riuscire a riportare a casa il risultato pieno. Poi, nel caso in cui ciò non avviene, ci si prova la domenica dopo. Ma come detto prima, chiunque viene ad affrontarci dal 100% noi lo sappiamo, e prepariamo ogni partita per affrontare chiunque nel migliore dei modi. Mancano 2 partite alla fine del campionato e saranno molto insidiose, specialmente la trasferta in quella di Sulmona. Sì, abbiamo il Sulmona, che ho affrontato anche con la rappresentativa regionale, che è in amichevole. Si è dimostrata anche in quel caso un'ottima squadra, così come all'andata, quando è venuta qui ci ha messo alle corde, e quindi penso che sia davvero un'ottima squadra con un ottimo organico. E poi nell'ultima partita invece affronteremo la Fater in casa, e quindi in queste 2 partite cercheremo di portare risultato pieno a casa, che tutti ci auguriamo di riportarlo. Spero che ciò avvenga.